Este documental es uno de los productos que hemos elaborado a lo largo de casi 3 años de proyecto. Erasmus Plus, Escuela de Familias, en donde escuelas, ayuntamientos, asociaciones y universidades de la ciudad italiana de Fermo y la ciudad española de Fuenlabrada. Hemos trabajado juntos por medio de talleres artísticos, encuentros formativos y un sinfín de distintas actividades. El presente documental gira en torno a la ciudad, su pasado, su presente y su futuro. Pero nos dimos cuenta que en muchas ocasiones las cosas dependen de los ojos que los miran. Por eso este trabajo realiza un recorrido no solo por nuestras ciudades, sino sobre nuestra manera de comunicarnos, sobre nuestra escuela y sobre nuestros juegos y diversiones. Vemos las mismas cosas, somos tan diferentes, tenemos preocupaciones parecidas. Esperamos que disfrutéis de este trabajo tanto como lo hemos hecho nosotros, encontrándonos en este bello proyecto. Conocerse es la clave para respetarnos y convivir. Estaba lleno de barro, por ejemplo, cuando yo veníamos a coger el autobús, no había más que 4 cabinas de teléfono. Y recuerdo pues correr bastante campo, no tanto edificio. Un autobús y damos la vuelta a todo Fuenlabrada y ni metro ni casi ni tren. La evolución ha sido grande, hay mucho más transporte público, ahora tienen miles de autobuses y metro, tren, ya tenemos todo. Por ejemplo, en Carrefour no estaba, había muchas fuentes que llenábamos agua de ahí. Tenemos todo, todo cerca. De Salamanca había un médico, ahora hay 3-4 al lado tuya, hospitales, transporte público. Hay muchas cosas que hay en Fuenlabrada que han cambiado por el ayuntamiento, por las calles, ¿no? Que han ido cambiando, los parques que están más arreglados. Hay menos seguridad, te da más miedo salir. Hay muchas más actividades donde puedes ir a hacer cosas. Y entonces ahora han hecho teatro, han hecho muchísimas zonas de ocio, bares, con terrazas y demás. Yo creo que todo ha mejorado. Hay más parques, son más limpios, por ejemplo. Han faltado fuentes, que antes había más fuentes. Sí. Tú ibas a cualquier parque y llenabas globos en cualquier fuente, bebías agua. Ahora no hay ninguna, están todas cerradas. Somos muchísimas culturas en todos lados. Y muchas cosas, sí. Las cosas que no había las hay ahora. Ahora hay más cosas para hacer una vida mejor, más fácil. En prima, cuando le dicevo che l'ultima esperienza andavo a scuola a piedi, facevo anche 200-300 metri, andavo dall'amichetta, andavamo in bici, brutti incontri, il campetto che noi abbiamo a Castellano non è più un luogo poi così tranquillo come era quando ci venivamo noi e quindi secondo me c'è stato... Le città erano più vivibili a livello di, diciamo, di natura, anche di persone, c'era un rapporto diverso, un rapporto più stretto, un rapporto più umano. Io personalmente ricordo che tutto il paese ci conoscevamo e tutti i bambini erano amici di qualsiasi età, si formavano gruppi di età diverse, cosa che adesso è molto più limitata. Il paese in cui sono cresciuta e in cui ho vissuto la mia infanzia è sicuramente a dimensione umana. Di bambino si poteva uscire da casa e giocare qualche via lontana. Adesso il progresso ha portato il regresso, nel senso che io mi ricordo la chiave sulla porta di casa, si stava seduti sul marciapiede a parlare col vicino la sera, non c'era bisogno di andare lontano, di uscire fuori, ti divertivi in questa maniera. E era molto più bello. Mi ricordo di essere sempre andata a scuola da sola, da casa mia saranno 200 metri, senza nessun pericolo. La città prima di quello che mi ricordo era più comunità, cioè significa che si era veramente più famiglia. I figli
c'erano figli di tutti, c'era maggior controllo e ma anche più armonia, questo c'era, era proprio chiaro, erano quei tempi in cui veramente si costruiva una società migliore e quindi tutti erano comunque responsabili di tutto. Che ti dico, nostra città come si è stata bella pure, insomma siamo cresciuti, non ti dico per male, male per bene pure. Allora, come noi siamo cresciuti con una famiglia un po' povera e siamo usciti dalla nostra città perché noi siamo 9 fratelli, siamo 5 sorelle e 4 fratelli. Sono 2 sorelle un po' sordi, come si dice, sordi, non parlano, e già papà già cresciuto, lavorava a taxi, dopo si è fermato il lavoro, no? Io sono fermato anche la scuola, non sono andato alla scuola perché sono andato a scuola perché aiutava papà per portare la spesa, fare aiuto un po' per la spesa, cosa, è uscito al mercato a lavorare. E poi dopo mi ho trovato zio qua, si è stato qua da 20 anni fa. Mi ha fatto un contratto e mi ha fatto venire qua in Italia. Allora lui mi ha fatto una rosta, un foglio, una rosta mi ha fatto da comune, mi ha fatto venire qua in Italia dal 2008. Sono venuto qua in Italia, sono lavorato 8 mesi, 9 mesi, carica, scarica, qua a Centanova. E che ti dico? Siamo stati qua, da 12 anni, dal 2008 e adesso siamo 12 anni. Allora, lavorato 3 anni, 2 anni qua in Italia, dopo non c'è lavoro. C'è saluto qua un po' di problemi, la tutto permesso di giorno e quello, tanti un po' casinato. Adesso ho 2 figli e ho una moglie da Ucraina. Siamo bene, ce l'abbiamo casa insieme, ce l'abbiamo bambini, crescono meglio come ho cresciuto io, la verità. Allora, prima nel mio quartiere c'erano sicuramente molto meno macchine, molto meno traffico, e quindi noi ragazzini a piedi o in bicicletta andavamo un po' dappertutto. Questo adesso effettivamente non avviene più perché abbiamo pure magari il traffico e l'incrocio e altri problemi che magari altri rischi insomma che possono imbattersi, quindi noi mamme siamo un po' più protettive, ecco, siamo diventate quartiere meno sicuro. Sì, ci sono molte più paure hanno le famiglie rispetto a noi che tranquillamente attraversavamo la strada in prima elementare da soli, adesso sembra impensabile anche per un ragazzino di prima media. Fare la spesa, l'autonomia, manca. Cioè c'è una richiesta di livello scolastico più elevata, ma esatto. Muoversi liberamente sicuramente è un livello inferiore rispetto al nostro. Io sono cresciuta in un città piccolo. Diciamo tipo paesino non si può dire, però proprio città di quelli piccolissimi di Albania. Come era piccolo c'era anche un'organizzazione troppo bella in quei tempi. Perché? Allora, perché eravamo bambini, andavamo a scuola e una volta a settimana di domenica tutti insieme, allora facevamo un po' di pulizia intorno città. La cosa più bella è che adesso nel mio città non si fa più, si fa diciamo con i volontari ma raramente, invece era proprio un'abitudine ogni domenica di fare questa cosa e avevamo un città abbastanza pulito anche se le strade non erano perfette come adesso, perché adesso è cambiato, sì è più bello perché le strade sono rinnovate e tutto quanto, però le abitudini che non sono più come prima. Perché era questa organizzazione di tutti, che eravamo tutti uniti. Ogni tanto, pure con la scuola, andavamo nei villaggi lì vicino a raccogliere mais, a fare queste attività
che per noi erano belli in quei tempi. Adesso non si parla più, per esempio. Adesso tutti i bambini stanno fermi a giocare su questi computer senza fare niente di queste attività. Per questo che sono anche più pigri adesso i bambini, perché a me mi piace questa organizzazione che c'era prima, che andavamo a fare questa attività fisica che ci stancavamo, però avevamo queste bottiglie di acqua, anche se non era diciamo, non avevamo termo per bere questa acqua fresca, fredda o Coca-Cola o Fanta, avevamo solo acqua del rubinetto poi e qualche paninetto o frittelle che aveva fatto la nostra mamma, però questa attività eravamo felici, diciamo in ogni cosa, non eravamo, adesso questi bambini hanno tutto e sono sempre più tristi, diciamo gli manca sempre tutto. Ecco, questo diciamo, in città piccolo, però bello, per me è stato bello, cioè, ho avuto un'infanzia meravigliosa, anche se ogni tanto andava via la luce, adesso ci sta, però uguale anche in questo buio, ci faceva sempre andare avanti, non eravamo tristi, non cercavamo più di tanto, bastava quello che avevamo. Per me non ha cambiato. Per me, io che non gli avevo da molto tempo, però tampoco ha cambiato molto. Ahora está más bonita, tiene más jardines. Se cambió el parque, las calles, los edificios. Pues antiguamente había poca gente en Fuenlabrada y ahora hay mucha gente. A mí lo que me gusta es que han creado muchos colegios. Que ahora hay menos vegetación y más coches. Hoy en día yo creo que no hay nadie en el parque porque los parques son muy aburridos, no hay cosas tan chulas como en los de antes. Molaba más el de antes porque antes había columpios, había de todo. Ha aumentado los accidentes de tráfico con los coches. Pues antes había mucho más coches, ahora hay un poco menos. Porque la gente, en vez de ir por ahí en coches, van con patines eléctricos. Aparte de que ha cambiado mucho la contaminación, también ha cambiado los parques, han cambiado las casas. Los parques, había cosas más chulas y eso, y bajaba muchísima gente. Yo creo que ahora la contaminación ha subido mucho. Y hay más, utilizamos más su transporte, su coche, antes que los transportes públicos que contaminan menos. Hay tráfico, hay que tener mucho cuidado si por ejemplo viene un coche a toda velocidad. Allora, la città, la cosa che secondo me ci peggiora è il traffico. Ci sono più opportunità, ecco, gli eventi, questo sì, però che ti limitano secondo me la libertà perché a livello di traffico. Ecco, i pericoli che ci presentano, anche ascoltando la TV, quelle notizie di cronaca, limitano soprattutto noi genitori nel dare libertà ai figli. Mentre adesso non è sicuro a questo livello che potesse fare uno spostamento né in bicicletta né a piedi. Adesso non è possibile, non manderei mai mia figlia senza un controllo di un adulto, comunque di magari un fratello più grande. Oggi come oggi, logicamente mio figlio non... Ma no, perché i pericoli sono molti di più, passano molte più auto e soprattutto l'incolumità sua, forse quando sei bambino non te ne rendi conto, da genitore senti questa responsabilità e capisci tante cose. E per quanto riguarda la città, io oggi la trovo come ieri per quanto riguarda me, proprio perché vivendo in un paesino comunque i bambini sono nuovamente fuori per le strade, possono giocare per le strade come succedeva a me. Io mi ricordo che facevamo le passeggiate lungo le strade, lo stesso fa mio figlio adesso, quindi mi ritengo anche fortunata da questo punto di vista. Adesso invece vedo che c'è più disinteresse, voglia di andare ma singolarmente, quindi è un po' passato questo concetto di insieme. Nella mia città mi piace che più o meno tutto vicino, che potrei andarci a piedi, però la cosa che non mi piace è che passano molte macchine che ora soprattutto ci sono delle persone anche un po'...
viaggio che hai gli amici vicini e un posto dove radunarsi, tipo una piazzetta. Invece non mi piace i campi. Dei campi dove vivo io che ci sono delle persone, degli animali che non sarebbe tanto bene presentarli, cioè. Nella mia città mi piace che c'è un bar dove puoi andare a mangiare e mentre c'è una piccola piazza vicino alla chiesa dove puoi giocare e il resto c'è molta campagna, quindi di solito vado lì a giocare con il mio cane. A me nella mia città mi piace che cioè è tutto vicino, al posto di usare la macchina puoi andare anche a piedi. Nella mia città mi piace che ho una mia amica che si chiama Ilaria, di fronte a casa mia, e che vicino ci sta un giardino. Non c'è una cosa che non mi piace. Nella mia città è bella perché c'è tutto vicino, molti della mia classe abitano nella stessa città, quindi se vuoi andare a casa sua ti sta vicino a casa, quindi che puoi andare anche a piedi, non c'è niente che non mi piace. También los niños que nacen ahora lo ven como algo normal. Es verdad que a lo mejor los padres, pues antiguamente no había tanto, pero ahora ven que somos muchísimas culturas en todos los lados. Somos muchísimas culturas en todos los lados. Entonces aquí hay muchos árabes, chinos, somos muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tu hijo se adapta a todo. Allora, la città del futuro per me è una città più bello, sì, con le strade belle, con i giardini, con tutti i giochi per i bambini che non erano tanti nel mio passato. Io vorrei una città così, tutto costruito, con belli palazzi, con belli giardini, con belle strade, però voglio una città così bello, però voglio avere quelle che avevamo prima. Magari un domenica in un quartiere tutti i bimbi che stanno insieme puliscono, raccogliono le carte che stanno per terra, oppure magari fanno un'attività come prima, raccogliere mais in campagna o grano, qualche cosa. Così non sono pigri come sono adesso in questa città così bello, con strade tutte belle, con giardini così belli, sono sempre pigri. Anche non vanno in questi giardini perché gli piace stare sul telefono a giocare con questi giochi. Facciamo un po' di organizzazione per questi figli, nostri figli, nel futuro, anche adesso. Si può fare così, questi bimbi imparano anche da lavorare, conoscendo il lavoro, non stanno sempre su questo telefono fisso e odiano uno l'altro, non hanno amicizie, non hanno niente, perché non ci sta questa organizzazione di prima. Punto, io questo vorrei, una città più bello, ma come prima uniti tutti i figli, tutti i bambini, tutti uniti che fanno qualcosa di bello. Il tema della vivienda, io penso che sia tutto robotizzato. Cioè, ora lascia un bottone, si limpierà tutta la casa, cioè, cose così, o sea, arriverà un momento che non tendremo a fare nulla in casa. Coches. Como en las películas, en ruedas, volando. Y el tema del transporte, yo pienso que llegará un momento que será todo a base de electricidad y que no habrá, iremos volando realmente. Todo será más eléctrico, los coches, ya no estarán contaminando la ciudad. Supongo que construirán más edificios modernos y el barrio viejo seguro que ya no existirá. Lugares donde no haya, o sea, donde podemos estar incluidos todos, que tanto los niños de silla de ruedas, que tanto los niños con discapacidades o necesidades puedan encontrarse y poder disfrutar de ese parque. Más gente todavía, más viviendas, más apelotonados todo el mundo. La pollería, la frutería, la pescadería, y eso, todo eso va a desaparecer y es una lástima, porque toda esa gente la dejan sin trabajo. Conforme están las cosas, que ahora ya está en la tecnología, con el Amazon, con el no sé qué, pues terminará por desaparecer las tiendas. Porque ahora estamos con... Pues que el futuro va a ser para todos, va a haber muchísimo respeto entre todos, va a ir para mejor y todos se van a solidificar muy bien.
que quizás desaparezcan los árboles y nos quedemos sin nada. El hospital sería más avanzado porque podría curar las enfermedades. Van a cambiar los coches siendo electrónicos. En vez de comprar gasolina para los coches, cargarlo con electricidad. ¿Y se va a utilizar más bicicleta? Yo la verdad es que me imagino que los coches irán bajo tierra. Y va a estar toda la calle con coches voladores. Y que nos podremos teletransportar. O, ¿sabes? O como el calentamiento global está viniendo, a lo mejor como está inundado, a lo mejor venimos nadando. Pues con la contaminación yo creo de que no va a volver a existir, de que eso se va a cortar. Puede que haya, a lo mejor creen unas cúpulas para que los árboles no se destruyan. Parques no va a haber porque los parques van a existir con internet para que los niños vayan con sus tablets a jugar ya. Pues que será más bonito, con más flores. Compraremos casi todo en internet. Pues que las casas a lo mejor son de otros colores, a lo mejor blancos, y con todo de que tú pasas y se siente toda la vida. Quizás hayan casas como con formas raras, una en forma de champiñón. Casas como que tú eres el dueño de la casa y te identificas. Que la puerta se abra sola, dices, ábrete puerta, te reconozca la voz y te abra la puerta. En un futuro lejano crearán más edificios y más casas para las personas que no tienen hogar. En vez de haber, por ejemplo, carteles de papel o de cartón que estén anunciando de algo de alguna tienda, habrá como una especie de holograma. Y además, seguro que habrá como una cosa que saldría el robot de los parques. Y cuando no te caiga algo de basura, irán los robots y lo recogerán. Creo que las personas van a ser más limpias. Una ciudad que tenga sin contaminación. La gente no podrá colarse de cualquier forma en el metro o en el tren. Va a haber más limpieza en las calles. Que va a haber menos contaminación. Los coches, el transporte. Que van a contaminar menos. Que ojalá no haya tanta contaminación como ahora. Pues yo creo que con menos contaminación y con menos coches. Los suelos ya no estarán tan sucios, estarán más o menos limpios. La ciudad del futuro yo creo que será mejorada. En el futuro solamente se contaminará más si los coches siguen como ahora, que no son eléctricos. No van a existir las tiendas que hay ahora, por ejemplo, chinos y esas cosas, y vamos a comprar a través de internet. Yo creo que habrá tiendas, por ejemplo, de curiosidades, o que tengan, pues, cosas de estos años pasados, por ejemplo, las peonzas, que ya casi no hay en las tiendas. De que ojalá todo sea guay. Allora, i giochi che facevo da bambina erano giochi molto semplici. Era l'elastico, la corda, la campana, vabbè, bambole, però giochi molto, molto semplici, con le pentoline, con tutti questi giochi molto easy, molto, molto semplici. Io oltre a, sono un pochettino più vecchietta, diciamo, qualche anno prima, sì, la campana, la corda, ma io ricordo che giocavo anche, facevo la pasta con la terra, impastavo la terra con l'acqua e poi cucinavo, ecco, con le pentoline, ma non avevo neanche tante cose a disposizione. I giochi erano belli, belli perché giocavi con gli amici a pallone, quella era la prima cosa. Poi c'erano tante altre attività, ma dopo scuola, cioè no, a scuola si giocava pochissimo. Dopo scuola il compito non si faceva mai, quindi si giocava sempre, basta si usciva da casa, poi quando tornava a casa i genitori. Ai tempi nostri si giocavano in gruppo, bastava anche un sasso per terra e si creavano un gruppo e si giocavano. I giochi più semplici, la palla e la corda. Il nascondino per le strade, anche se adesso non ci può più andare, adesso c'è una troppa. Prima giocavo con le bambole, con la Barbie principalmente.
facilmente, oppure nascondino. Basta. Io a campana, bellissimo. È un gioco un po' di psicomotricità, penso, con gli occhi di adesso. Si disegnavano con i gessetti i numeri un percorso per terra, ovunque, nel cortile, ovunque. Poi si lanciava un sassolino, una molletta per i panni. Sul numero, e poi sul numero bisognava saltare, compiere tutto il percorso con una gamba, con due gambe, con sì. Una serie di. Sì. E elastico. Elastico. Noi quando abbiamo piccoli andiamo a scuola, dopo la scuola noi non ce l'abbiamo telefono, non ce l'abbiamo neanche la verità. E palloni, giochiamo palloni, c'è una busta, no? Uno sacchetto, prendiamo il coso, le foglie, mettiamo dietro il sacchetto, dopo lo chiudiamo e giochiamo palloni con un sacchetto. Io quando ero piccola giocavo sempre con i miei gli amici intorno al palazzo, ci cercavamo sempre da giocare con le cose che si trovavano, i fogli, le carte, i rami, tutto di più, ma si divertiva tantissimo. Poi mi ricordo, e questo mi è rimasto, d'inverno ci si usciva fuori, si faceva sti pupazzi di neve, perché da noi ci stava tanta neve, si entrava a casa con i robotini così tutti congelati. Era una cosa bellissima, invece oggi non ci sta, non c'è più. Ci sta una cosa, quando uscivi a giocare scordavi a tornare a casa, non c'avevi più fame, più sete, niente. Volevi solo giocare con gli altri compagni. Allora, quando ero piccola giocavamo di tutto e di più. Era di più una cosa imprevista che ci veniva. Per esempio, il nostro gioco più amato era a nascondino, tutti insieme nel quartiere, capito? Un quartiere grande che tutti i bambini eravamo raccolti insieme. Questa era la cosa più bella, perché non eravamo due o tre come adesso, però eravamo anche 20 bambini e giocavamo sui palazzi, non nascondino soltanto lì vicino, anche perché era tutto tranquillo, non c'erano anche le macchine intorno ai palazzi, perché la strada era soltanto una, lontano. Bon, quand j'étais petite, je jouais beaucoup avec mes camarades. On partait danser, on jouait avec les poupées. Aujourd'hui, comme j'ai des enfants et puis je suis devenue grande, je joue à la maison avec mes enfants. Et puis je ne peux pas jouer trop parce que je n'ai pas le temps de travailler. Gioco negli anni miei, nella mia epoca, si giocava più per la strada, e poi si trovava questi bambini per la strada, oggi invece non si trovano più. Mia figlia tende più a giocare in casa, però ne soffre di questa solitudine. Livello dei giochi, comunque con le bambole si gioca, cerca molto il genitore per giocare essendo sola, comunque si rapporta molto a. Comunque la differenza del gioco è quello, manca proprio il gioco all'aria aperta con gli altri bambini. Quando io ero piccola giocavamo liberi, non c'erano tante macchine, non c'erano. Era un'altra libertà, adesso non puoi lasciare i bambini per strada in questi tempi, perché ci sono. Pericoli. Tanti pericoli. Le madri, ci sono dei rubabambini che. Allora, io sinceramente quando con le cose che giocavo da piccola non me le ricordo. Allora, io da piccola mi ricordo solo una cosa. Cioè qua leggevo un piccolo libro pop-up e insieme a mia mamma che lo leggevo sempre di continuo perché mi piaceva troppo. Allora, quando ero più piccola, mamma mi comprava quei giochini che si mettevano sul passeggino. Allora io mi divertivo con quelli. Io giocavo con il peluche, con dei tappetini con polvosi che facevano i rumori, e con delle Barbie piccole. Da piccola giocavo a nascondino, ad acchiapparella, a palla, diversi giochi o
alcuni pure inventati e ascoltavamo sempre l'opinione dell'altro per mettere insieme queste cose e formare un gioco tutti insieme. Allora, io quando ero piccola giocavo con le bambole, con i peluche o alcune volte giocavo con i miei genitori. Invece quando andavo nel mio paese c'erano più bambini e giocavamo insieme tutti, dicevano un gioco e poi la maggioranza vinceva e giocavamo. Allora, oggi gioco parecchio con mia figlia, fin da quando era piccolina, cerco di insegnarle anche i giochi che facevo io da piccolina, molto. Quindi quello che erano i pattini, quello che è il gioco con la palla, il gioco con la corda. Io da bambina giocavo soprattutto con le amiche che abitavano vicino a casa. Mi ricordo precisamente che facevamo i profumi, quindi raccoglievamo i fiori, poi li mettevamo nell'acqua, aspettavamo che l'acqua diventasse profumata e quindi facevamo il profumo. I giochi dipendevano un po' dalle fasce d'età, quindi da piccolissima giocavo con i dadi, con le lettere, quindi perché costruivo anche le parole, le costruivo tantissimo, poi crescendo le barche e inventavo storie con le mie amiche, avevamo proprio di tutto, appartamenti, ville, macchine, inventavamo enormi storie con questo. Poi dopo crescendo ho un po' ampliato, quindi con giochi logici e di matematica. Allora, oggi non è che ho tanto tempo di giocare perché lavoro sempre, purtroppo. Un po' di anni fa sì, giocavo con i miei figli, con la corda, pure giocavamo baseball, come si chiama quell'altro? No baseball, quell'altro, pallavolo con i miei figli perché la casa che abbiamo lì c'ha un giardino proprio grande perché viviamo in campagna, in Albania, e giocavo. Però adesso da 4 anni che sto qua, dico la verità, giochiamo poco, anche se loro vogliono giocare con pallone, gli piace ai miei figli, perché allora la mia figlia è grande, cioè 17, lei non gioca, va ai suoi giochi al computer, però ho questi due che sono più piccoli, uno di 12 e la bambina di 7 anni che è Aurora di questa scuola. Ogni tanto vogliono giocare con pallone, mi piace ancora per casa, mi tirano un pallone, li tiro, però tutto qui, diciamo, non è che non va oltre, diciamo, perché non c'ho tanto tempo. Di più un giorno che riposo, li cucino, giochiamo, il nostro gioco è anche di fare un po' di biscotti insieme o un po' di dolci, un po', diciamo, un gioco un po' più chuso. Aujourd'hui, je n'ai pas temps pour jouer bien avec mes enfants parce que toujours je suis au travail. Quand ils quittent au travail, c'est fatigué. Ce que je fais avec mes enfants, c'est téléphone, club de petits en regard. Et puis, nos maisons là, n'est pas grand, c'est petit. On n'a pas temps pour jouer ballon aussi ensemble. Donc, pour ça. Per adesso, ci sta tutto. Ci sta pallone, ci sta computer, ci sta tutto. Tempo nostro, no. Capito? E chi ti dico, per bambini di adesso stiamo crescendo meglio, noi siamo cresciuti noi. Io oggi trovo lo stesso tempo da giocare con mia figlia, tante volte lo voglio fare i giochi che li facevo io una volta, saltare con la corda, giocare con le cose. No, lei mi guarda un po' strano perché gli altri compagni di scuola che tante volte se prende le amichette a casa giocano con i telefoni o disegnano, fanno altre cose. Invece io a lei un po' non gli ho dato il telefono questo anno un po' che ce l'ha. E ha giocato sempre con le bambole a disegnare, a fargli i capelli. Tutto oggi lo facciamo. Creiamo dei vestitini, delle cassette, di cartone, delle cose, e cerco sempre da farla fare altre cose che io le facevo quando ero piccola, ci inventavamo certe cose, come io lo facevo che era una bella infanzia, ci ho avuto, così lo voglio che ce l'ha pure lei, non sempre fissa su questi telefoni perché non va bene. Pues el juego este que hacíamos en la pared, que se ponía, lo poníamos así, iban saltando encima, pues siempre jugaba con mis amigas a la goma o a la comba.
jugar a béisbol con una botella y un papel del bocadillo, dos vasos de plástico, una cuerda y decías como que estabas hablando por teléfono. Teníamos muchos ríos en mi ciudad, entonces siempre nos dábamos una mojadita, como decíamos nosotros, para refrescarnos. Necesitábamos platos, pues normalmente utilizábamos tapas de algún bote, chapitas de alguna cosa. Ahora los niños mucho de jugar en casa, jugar a consolas, y en cambio nosotros era siempre en la calle, daba igual que fuera invierno, verano. Y también a las cartas, a la oca, al parchís. Con la bicicleta, a cambiar cromo. Al fútbol, a las peonzas, a las canicas. Antes jugaba mucho en la puerta. Yo mi actividad era cuidar a mis hermanos. Jugábamos al escondite por la noche. Que fíjate, que ahora por la noche no te fías tú de dejar a un niño en la calle. Partíamos, salíamos a la calle a jugar. Pero yo he jugado con tres piedras y con una lata de sardinas. A las canicas, a las monedas de meterlos en los agujeros. O sea, jugábamos todo juego manuales. Al fútbol y al baloncesto. Yo de pequeña jugaba al pía-pía en el fútbol. Yo jugaba a Rayuela, a Polis y Cacos y a Tres Cositas. A lo típico de Magos y Dragones, y a fútbol y a veces a hockey. A pinar las muñecas, a profis. Al Polis y Cacos y también a las líneas. Yo de pequeño iba mucho al parque. Jugábamos entre todos. Luego también, algún día que otro, nos quedábamos alguno en la casa de otra para ir a dormir. Por las tardes me quedo en el parque jugando con mis amigos al fútbol. A mí de pequeño me gustaba mucho el fútbol y con mis amigos jugaba con un tetrapic. Me encantaba jugar al escondite inglés. Cogía un montón de coches que tenía en un cajón y pues tenía una alfombra que era una ciudad y ahí pues jugábamos a los coches y con figuritas. Nos inventábamos juegos con las peluquerías, las vestías. Yo jugaba al torito en alto. Yo jugaba baloncesto con mi padre. Si bajábamos al parque a lo mejor dibujaba en la arena. Y jugábamos al pilla-pilla, escondite. Montábamos en los columpios, en los toboganes. Jugaba con mis primos y me pasaba genial. Sí, diciamo che i giochi sono un po' cambiati, tuttavia qualcosa di semplice magari ancora è rimasto in famiglia, tipo le carte, qualche gioco a tavola, ma non tantissimo, anche perché poi questi ragazzini sono molto presi oggi dai telefonini, da tutto quello che è internet, per cui Se abbiamo un bambino che comunque ha ancora voglia di uscire a giocare anche a pallone, secondo me è molto bello. Diciamo che io cerco di far fare a lui, faccio scegliere, magari mamma giochiamo con le carte. Invogliarli? Sì, invogliarli e lasciar loro magari far preferire a loro i giochi più piacevoli, quelli che loro magari... più che allontanarli, l'indispensabile. Limitati. Comunque devono anche imparare quello, perché comunque il futuro è quello. Ma non la sosta con un giornaliera solo sul telefono o su internet. Sono bambini, per cui è bello che comunque e si strappino un po' le ginocchia. Se cade la bicicletta ben venga, perché deve imparare forse magari il dolore di una feritina. Deve imparare a rialzarsi e questo penso che sia per il loro futuro, per quando sono grandi. Invece adesso con i bambini giochi la prima cosa che ti portano loro a giocare, è loro che ti invitano. Prima non esisteva una cosa del genere, non esisteva che io invitavo mio padre a giocare, ora adesso sono loro che ti invitano a giocare, PlayStation, qualsiasi cosa. Sempre indirizzata lì, video, PlayStation e via dicendo. È un gioco per loro. Cerchi sempre di strapparlo un po', sai, anche per allentare la corda, però loro sono sempre fissi lì e ti portano sempre lì. Anche tu bisogna che assimili e gli vai dietro perché che fai? È difficile. È difficile, capito? Oggi è difficile giocare con i bambini. Troppo internet, troppa televisione e ferma lì. Io direi la stessa cosa che ha detto la signora Maria.
Ora i bambini, perlomeno i figli, giocano soprattutto con la tecnologia, quindi telefono, tablet, TV, PlayStation, Wii. Abbiamo la fortuna di avere anche un posto fuori casa, quindi escono anche spesso fuori, però per la maggior parte sono attratti dalla tecnologia. Con che giocano adesso i bambini? Essendo educatrice, perché faccio insomma un volontariato in parrocchia, vedo che sono totalmente dipendenti dalla tecnologia. Però, quando poi li facciamo ragionare e insegniamo loro a giocare in gruppo, non c'è veramente altro che tenga e seguono veramente quel lavoro di gruppo. Quindi per noi adulti significa solo insisterci. Certo, sono cambiati, nel tempo sono cambiati, non sono magari gli stessi giochi. Poi lei ama molto giocare a pallone, quindi anche al campetto, andiamo con altri amichetti, guarda al campetto. E con le carte, giochiamo molto con le carte, quindi a briscola, tutti questi giochi con le carte. E i giochi da tavola. E spesso anche con le Lego, lei ama molto le Lego. Juego con la mi niña pequeña, pero intento jugar juegos de mesa, nada de juegos en el ordenador. Le gusta mucho jugar al parchís, le gusta mucho la plastilina. En nuestro caso intentamos que no pierda los juegos que hemos tenido nosotros. Sí que tenemos muchos juegos de mesa y demás, jugamos mucho con ellos. Yo, mi hijo tiene 7 años, está en casa. Nosotros con 7 años jugamos en la calle. El niño está con la tableta, cuando se aburre de la tableta, con la Play. Cuando se aburre de la Play, los dibujos. Con mis hijos juego al parchís, más a los videojuegos. Consolas, móviles, las tablets, tienen demasiadas cosas de las que deben de tener. Como que se está perdiendo la esencia de que los niños salgan a la calle a jugar, a hacerse una herida en la rodilla porque se caen jugando con los amigos. Pues a qué se dedican, pues a las extraescolares y a poco más. O sea, están pegadas al teléfono, es mío, todo es mío. O están todos los niños, venga, vamos a hacer un vídeo musical, están en una esquina. Pero invece con quelle che gioco ora, ecco, sono più la tecnologia, come il telefono, vedo tanto la TV e anche con i miei amici mi piace giocare. Beh, sinceramente adesso non è che posso giocare tanto perché già devo fare la babysitter a un bambino e poi con i compiti non posso gestirmi molto bene. Poi giocavo con i pupazzetti, quelli tipo Barbie. Invece adesso gioco sul telefono, su YouTube, però qualche volta quando erano le mie amiche ci giocavano sulle Barbie. Adesso gioco sul telefono, sul computer, o alcune volte quando ci sono dei compleanni o quando ci incontriamo al parco giochiamo tipo nascondino, chiapparella, cose del genere. Juego, no juego casi. No. Yo a veces al Fortnite, al fútbol, al Minecraft y con mi tablet. Pues ahora no me dan ganas de jugar porque, ¿sabes? Necesito hablar más que jugar. Yo juego más al baloncesto o al fútbol. Yo ahora mismo estoy jugando mucho con las consolas y los videojuegos. Y alguna vez juego en el parque con mis amigos. Y yo igual, juego al Pilla Pilla con él. Yo a bajar parte de juegos de mesa, a esto. Y también juego con unas muñequitas. A mí me compré una Play 4 que, bueno, juego con mis compañeros. Lo dedico más al tenis. Yo juego al Fortnite con ella y con mis demás amigos. Y luego bajo al parque a jugar al fútbol. En el cole casi nunca juego a nada porque estamos mis amigas y yo hablando. Pues yo es que casi no juego. Si juego a lo mejor es en el ordenador o veo vídeos. Yo en los videojuegos tampoco juego mucho porque no los tengo. Juego al móvil, con el ordenador. Pues jugando al Fortnite y también al fútbol. Pues yo salir a la calle y jugar con mis amigos. Juego a veces al fútbol, al baloncesto. Con máquinas grandes. Máquinas grandes donde te metes en algún sitio y solo con la mente y con los ojos juegas. A base de ordenador o tablet o móvil, lo veo nada más que con maquinitas. No creo que tengan esa diversión que hemos tenido nosotros con poca cosa que teníamos. Me da miedo que tuvieran un problema de ludopatía. Pues el futuro yo imagino de que
será más guay. Ahora a lo mejor va a ser aún más divertido que ahora. A cosas más digitales. Ya con un patín volador por ahí. Y no van a jugar como ahora al aire libre. Podrán inventar lo que ellos quieren. Como un disco, que es como robot, que si lo lanzas vas súper, súper lejos, luego vuelve. Jugarán a juegos antiguos como el escondite o el pilla-pilla. Pues a bajar al parque seguramente que no, porque ya tendrás con unas gafas virtuales. Y vas a poder crear tus propios juegos. Para luego enseñárselos a tus amigos. Va a ser muy virtual y vas a estar en tu propio mundo. Un móvil o que sea como de juegos así que se proyecte. Yo pienso que van a ser cosas muy distintas a las de ahora. Va a haber más vicio, por así decirlo. Los niños se divertirán igual que ahora. No creo que, por ejemplo, el fútbol pare para siempre o el baloncesto. Pues las personas yo creo que ya no saldrán tanto afuera. Pues más. Y si entramos a las 9:30, pues me iba a las 9 y la semana que me tocaba encendíamos la estufa. Yo lo veo un colegio bien, con los profesores muy majos, muy abiertos, se preocupan muchísimo. Ha habido cambios en muchas cosas, en abril de los profesores, sobre todo, que antes eran más cerrados, pero había una disciplina también muy buena. Daban más asignaturas, más, no sé, eran las cosas más serias, las veía yo más. No había ni pizarra de esta digital ni nada. Yo creo que va todo también en el mismo aspecto. Hombre, yo creo que el colegio es muy, muy parecido, pero sí que hay ciertas cosas que antes pues no había, ¿no? Como se puede ver en las aulas, las pizarras estas para ver vídeos y demás, porque antiguamente era la tiza, la pizarra de verde. Y entonces pues se va avanzando, yo creo que para bien. Van avanzando y se van haciendo cosas más, un poco más modernas. Todo era escrito y trabajos a máquina. Ahora hay internet, que si te lo hacen más fácil ahora. Hombre, está mejor para los niños. No son los tiempos de nosotros a los tiempos de ahora. Y cada vez vamos avanzando más. Antiguamente tenías un montón de libros, ahora cada vez tablet, con los teléfonos, cada vez menos libros, fichas. Pizarra digital, pizarras digitales. Que antiguamente, pues eso, en la pizarra con la tiza y ya está. Y todo escribiendo. Y también me lo pasaba muy bien en el cole, también te enseñaban bien. No es como ahora, que ahora están como más preparados los profesores, salen como más preparados de la universidad. Te enseñan diferentes cosas de las que están enseñando ahora. Ahora me gusta más también porque también les enseñan muchas cosas. Pero que te digo que antes ahora están más preparados que antes los profesores. Y a mí me gusta porque eso de que te den informática en el cole, a mí no me dan informática nunca en el cole. Y las pizarras estas electrónicas que molan un montón, yo no las he tenido. Yo era pizarra tiza y salí fuera a pintar. Pues la escuela que yo viví fue una escuela buena, tengo buenos recuerdos de la escuela. Lo que pasa es que era mucho más seria la escuela, ahora es mucho más abierta. Los profesores se abren mucho más, son más normales, vamos a ver, más de sencillos diríamos. Entonces un profesor pues era alguien importante y yo lo considero que debe de ser así, porque es una persona, alguien importante. No hay que pero a lo mejor quizá demasiado antes. Ahora con respeto y sabiendo quién es el profesor y quién eres tú, esas enseñanzas se las debemos dar a los niños en clase, en casa, que claro que no. Ahora yo veo que los profesores de ahora pues están muy agobiados. Pero yo recuerdo una educación más, no tan como ahora, que es mucho más cercana, los profesores con los niños, mejor, en eso mejor. Pero de ahí hemos dado un salto, es que no sabemos dar salto poco a poco, sino de un extremo a otro extremo. Y entonces, claro, mira, el término medio para mí es la virtud. Porque claro, un profesor hay que respetar un poco bien. La pena es que muchas veces los profesores no están lo bien mirados que deberían. No valoramos lo que verdaderamente son esas personas que dedican ese tiempo a tus hijos y a enseñarles. Y a mí eso me da pena. Lo fundamental que mis padres me han inculcado siempre es el respeto, y el de respeto
muy poquitas personas ya. Era como un segundo padre, vamos, muy, un respeto, vamos, mutuo y los tratábamos con mucho cariño y ellos a nosotros también. Hoy no, hoy ya no hay ese respeto los niños hacia los profes. Yo creo que antes digamos, respetábamos más al profesor y a la vez, no sé, había como una cierta distancia, un cierto comportamiento, que no había una falta de respeto como hoy en día. Sí. Si un profesor te tenía que castigar, tú agachabas la cabeza y hacías lo que él te mandaba y no había más. Cambiado, cambiado mucho. Pero, por ejemplo, en mis tiempos, nosotros no respondíamos nada a los profesores, ¿sabes? No, nos ponían a hacer los deberes en casa, siempre en casa, ¿sabes? No nos explicaba algo en el cole y nada más. Como que van más evolucionados a nosotros en ese aspecto. Nosotros, yo quizás a lo mejor iba más atrasado que mi hija, en el aspecto de la lectura, de escribir, ¿sabes? Todas esas cosas van como mucho más adelantadas para hacer. Sin embargo, yo venía de otro tipo de cultura, ¿no? Donde el maestro era tu segundo padre. Muchísima disciplina, yo todavía recuerdo cómo todos los días recibíamos pago de los profesores, todos los días. O sea, la enseñanza es como se decía antes, ¿no? La letra entra con sangre. Nuestros principios eran otros, ¿no? Nos enseñaban otras cosas y entonces faltar al respeto al profesor era como, o sea, lo peor que podías hacer. La mia scuola era una scuola piccola, semplice. Non posso dire che non era una scuola pulita, perché pulizia c'era, però non avevamo tutti questi laboratori che sono adesso. Sì, ci stava due laboratori in tutta la scuola. Più bello che stava in quei tempi, mi piaceva il rispetto che c'era. Diciamo, appena che entrava il nostro professore, tutti stavamo in piedi, in silenzio, non si faceva tutta questa confusione che si fa adesso, che questi figli nostri che li stiamo educando noi non hanno più rispetto per i professori. Io parlo sempre con mia figlia più grande, che ha 17 anni, gli dico, un professore è una figura più alta, è meglio di un genitore, va rispettato sempre. Non è soltanto questione che ti alzi in piedi, ma proprio devi avere rispetto, perché è una figura che in tutte queste ore ti insegna, ti impara tutte quelle cose che tu non ci riesci a imparare da solo. In quei tempi c'era tutto questo, diciamo, rispetto, più responsabilità, anche i professori erano legati con tutti gli studenti, diciamo, collaboravano insieme, anche adesso, non dico, io parlo sempre però non qua in Italia, parlo sempre nel, diciamo, in Albania. In Albania adesso, diciamo, la scuola non c'ha più questo interesse che c'era prima, diciamo, un professore, diciamo, spiega quello che deve spiegare, però finisce lì, non è che ci mette tutto l'anima come mettevano i nostri professori per aiutarci, per fare passare, per fare, dico sempre in Albania, perché qua ci sta, comunque io vedo che ci sta quello che a me mi piace, organizzazione dei professori, qua ci sta in Italia, questo interesse ci sta, invece da noi mi sa che adesso ultimamente si è un po' impallita questa cosa, diciamo, non ci sta come prima. Allora, una scuola piccola, non così bella come adesso, però con tanta responsabilità e rispetto dentro di sé. La mia scuola, la mia città, era una scuola abbastanza grande, tanto bella, però sempre ci stava questa paura dei professori, il rispetto, la rigidità, perché appena entravano si sentiva una mosca. Invece oggi i bambini di oggi non ce l'hanno più il rispetto, ma non ce l'hanno il rispetto fra di loro. Non parliamo a scuola con le maestre perché gli pare un gioco, perché non ci sta più quel rispetto di una volta. La vergogna non ci sta più oggi. Invece da noi, io mi ricordo, appena entrava il professore, ma solo se lo vedevo passando, mi bloccavo perché non sapevo che reazione già, perché ai tempi ci dava pure. Oggi non ce l'hanno i diritti, però va bene. È una cosa che era sbagliata dare ai bambini, però
cioè quel rispetto non c'è sta più. Oggi va bene, la scuola è più c'ha più informazioni di una volta, perché erano tante cose che noi non dovevamo sapere. C'ha tante cose belle, oggi escono, fanno, pure da noi si facevano, ma più un po' di meno, perché non ci stava tutta questa possibilità. E oggi i bambini fanno quello che gli pare, non ce l'hanno più. Inutile che tu a casa con te dici sì, ok, io lo faccio, e quando vado fuori non lo fanno. Perché non ce l'hanno le cose oggi i bambini. Non ce l'hanno paura. Pure se tu le dai un schiaffo, dice, tanto che me l'hai dato. Io mi ricordo mia mamma, solo si alzava la voce, io già stavo molto zitta. Però oggi no. Io ero più, la scuola che facevo io in Albania era secondo il sistema russo più dura di adesso. E era, come posso dire, era più regolare, più i maestri più duri. Ti davano anche qualche schiaffo, mentre adesso no. Allora, era sicuramente più impostata e si sapeva quello che c'era da... che ci si aspettava, insomma, la società si aspettava dalla scuola una determinata cosa, si sapeva che era quello. Adesso... La scuola, ai tempi nostri, forse era un pochino più rigida, più... impostata. Più impostata, esatto. Meno flessibile. Si studiava tanto alla scuola, alla mia scuola. Dovevo fare tanti compiti, tante materie. E si sta molto male. E lo che ha cambiato después es que han puesto nuevas cosas, los baños han cambiado las pistas, todo eso. Y después a mí no me ha cambiado nada, parece igual todo y sigue igual todo. Divertido. A veces es un poco aburrido porque tienes que estar estudiando el rollo. Pues aprender y jugar. Estudiar es jugar y luego después de todo comer. Y hacer amigos. Pues a mí el colegio no es que me guste mucho, ¿vale? Porque tienes que estudiar, tienes que hacer deberes y los profes te dan caña y te pueden castigar. Y pues no sé, y algunos amigos son muy malos, ¿vale? Y yo creo que debería de cambiar eso. Yo creo que el colegio es divertido, a mí me gusta estudiar. Es muy entretenido, tenemos muchos amigos, las profesoras no es que nos caigan mal, nos enseñan muy bien, aprendemos, sí. Alguna vez, por ejemplo, nos habremos pasado de la raya y la habremos sacado de quicio, pero ellas tienen mucha paciencia. Al fin y al cabo, los recreos estamos con los amigos, las pasamos bien, jugamos, luego llega la hora del comedor, también comemos, luego salimos a jugar, todo muy divertido. No ha habido, la mayoría de veces habrá habido algún conflicto, pero se habrá solucionado rápidamente. Nuestro hogar es como muy grande, hay un montón de personas de diferentes países, diferentes regiones, religiones. Y a nosotros nos enseñan, pues, como hay veces que con juegos de matemáticas, de problemas, cosas así. Pues ahora los profesores se basan más en las cosas como son que en el libro. No se explican todo, si tienen que estar mucho tiempo no lo explican. Pues yo veo que es un colegio activo, ¿sabes? Porque no siempre estamos estudiando y metidos con la cabeza en un libro, también lo pasamos bien. ¿Por qué lo van a quitar? Yo imagino que el colegio, pues, yo creo que seguirá estando, ¿no? No como ahora que hay que escribir, o igual tenemos tablets y ordenadores, y no estamos siempre escribiendo en los libros, y yo creo que será más cómodo. Lo que menos me gusta es a la hora de tener que aprender algo nuevo, pero cuando lo aprende me lo sé, pues al final es fácil, y ya que lo tengo aprendido, pues si se lo tengo que explicar a alguien más pequeño que yo, pues saber explicarlo y no quedarme mudo. Pues yo pienso que mi colegio es bastante activo, y las actividades que más me gustan son, por ejemplo, educa, plástica. Yo, este año he cambiado porque las profes, no sé, escuchan más a los niños y que han cambiado mucho las profes. Ahora explican mejor. Yo es que solo he venido vengo desde el año pasado y cambios no he notado mucho. Bueno, los profes o los jefes de estudio como Luis, que es nuevo,
y han puesto una cosa nueva que se llama alumnos ayudantes, que es para ayudar al director y al jefe de estudios, y eso está muy bien porque podemos ayudar a los niños que tengan problemas como que acaban de llegar nuevos. A mí me parece que sí, porque hace tiempo en la escuela creo que no había una sala de ordenadores, ni tampoco había, creo que en infantil habían pocas habitaciones con pizarras de esas. Pues yo pensaría que ha cambiado así el colegio porque han cambiado los directores, las profesoras y eso. Pues que ahora estoy a gusto. Estoy cómoda con todos mis compañeros. Algo que me ha gustado este año es que han puesto alumnos ayudantes que cuando hay una pelea intentan resolverla. Y a veces venían como otros tutores de otros coles y nos daban como juegos que se hacían en ese cole. Yo lo que más me molaba de infantil es que había unas palas y carritos que podías jugar con ellos y coger arena. Que actualmente han puesto como juegos para cada zona del cole. Allora, a me a scuola mi piace stare con i miei compagni, anche sapere nuove cose, ma i compiti non è che mi piacciono di tanto. Devo dire la mia. Allora, a me la scuola si può dire che piace, a parte alzarsi la mattina presto. I compiti non mi disturbano troppo, ma allora via proprio. A me della scuola mi piace molto ovviamente la maestra e il luogo, perché è molto bello e accogliente. Invece la cosa che non mi piace è che ci sono dei bambini un po' più piccoli che magari ti danno fastidio perché sei più grande. A me della scuola mi piace storia, mi piace e mi piace stare con i compagni a ricreazione e giocare. Invece non mi piace i compiti e non mi piacciono quando tipo gli altri compagni ti prendono in giro. E della scuola mi piace stare con i compagni e con le amiche e divertirci insieme. E magari mi piace un po' meno i compiti, però i compiti sono sempre utili per approfondire le nostre conoscenze. Per me la scuola non è utile e i compiti di matematica non vanno fatti. La cosa che non mi piace della scuola è che ci danno i compiti per casa. Se no la scuola sì, mi può anche piacere, però se io sono a scuola ci metterei un po' più arte. La cosa che non mi piace della scuola è commenta lei, però un po' di più per lo studio, perché invece sì, tutto sommato mi piace e ci metterei più musica. La maestra si fa leggere e si fa lavorare, si fa lavorare e dopo si fa giocare e basta. Ahora lo que veo por mis hijas, ¿no? No es así, es otra cosa. Ya empiezan a explicar mejor los temas, lo que tienen que hacer. Sí, yo la verdad es que en el tema de la escuela lo que más he visto que ha cambiado es eso. Es un poco la figura que teníamos antes del profesor, que ya no es la que se tiene ahora. Porque los niños ahora, es verdad que por un lado, como que los profesores ahora son más cercanos, que eso sí está muy bien. Son más cercanos, tienen más confianza los niños con ellos, pero por otro lado es verdad que un poco la autoridad que tenía el profesor ahora ya no la tiene. O sea, antes un profesor te decía siéntate y vamos, tú te ponías firme. Entonces para mí fue muy, muy complicado entender eso, meterme en la cabeza de que los niños tenían una de tú a tú con las profesoras y no como yo pensaba, ¿no? Yo tratando de educar a mi hijo como se hacía en mi país. Mi piaceva andare a scuola, e questa è stata la mia scuola, e, diciamo bello, però era tutto molto relativo, erano quelle 4 ore di scuola, c'era l'italiano, c'era la matematica, c'erano diciamo, le materie, però è finita lì. Oggi invece vedo che
progetti, ci sono molti, molti progetti culturali, molti approfondimenti, molti, io abbiamo seguito molto, sono venuta anche delle uscite con voi, quindi meraviglioso. Quindi secondo me la scuola oggi, essendo anche aperta così, è un'esperienza per i nostri bambini che a noi è mancata molto. Assolutamente, confermo. La scuola ai nostri tempi diciamo che era scolastica. Sì, scolastica, praticamente scolastica, fin dalla scuola, magari dopo scuola e poi finito così. Oggi è molto ampliata, per fortuna, anche con i progetti, è bellissimo per questi ragazzi, per questi bambini. Diciamo che è proprio un'apertura. Sono cambiati anche i tempi, perché ai nostri tempi non c'era, ma non c'era neanche l'apertura delle maestre, insegnanti, maestra e genitori. Esatto, ma diciamo che si sono aperti i confini, anche lo stesso confine europeo è già stata una crescita, cosa che noi assolutamente non ci avevamo. Per me era stata più severa la mia, io sono stata in collegio. Salesiani, quindi si studiava più ore, tantissime ore, e tuttora me le ricordo le cose e riesco a insegnare a mio nipote. Io invece ricordo che erano molto severi le maestre sui bambini, e i bambini ascoltavano proprio, non si ribellavano per niente. Invece adesso, se tu sgridi un bambino, le mamme non vogliono che li sgridi e che gli di un colpetto, anche gli farebbe anche bene. Io ho un bellissimo ricordo della scuola. La materna forse no, piangevo sempre mia mamma mi diceva, però già dalle elementari, scuola media, anche superiori ho un bellissimo ricordo e tornerei volentieri indietro molto. Oggi la scuola mi piace. La seguo parecchio, la vivo con i miei figli e mi piace come è strutturata, mi piace come insegna, mi piace come i bambini recepiscono ciò che viene insegnato. A me la scuola invece, come tutti gli ambienti, me la fanno le persone, quindi per me quello che ha contato di più sono stati gli insegnanti e sono stata veramente fortunata. Credo di aver avuto i migliori e questi migliori mi hanno plasmata, mi hanno insegnato anche a vivere. Mi hanno dato tutto e posso dire che ho vissuto di rendita grazie agli insegnanti. Quindi la scuola per me è insegnante. Allora, la mia esperienza a scuola, ai miei tempi, diciamo che oggi ci sono molti laboratori, quindi si investe di più sulla scuola rispetto anche le gite istruttive, sembra migliorata rispetto ai miei tempi. Come mi racconta mia madre, ad esempio, tutte queste cose che tutti questi laboratori o a scopo informativo ai miei tempi non investivano e non lo facevano. Oggi invece ci sono molti più. E adesso è migliorata da questo punto di vista, però magari sono altri problemi, altri problemi di integrazione, di culture diverse, noi questi problemi non ci avevamo, una lingua diversa, che potrebbe essere anche un arricchimento, in realtà, però può anche creare dei problemi. C'è, secondo me, una richiesta più esigente nei confronti dei bambini, anche piccoli, che però sicuramente risponde a quelle che saranno le loro la società richiede cose più elevate, sicuramente si troveranno catapultati prima in una società molto esigente, quindi la scuola li sta preparando a questo. Adesso mi pare che è un po' più leggero di prima. Pues yo creo que habrá de todo, más digital, más sacarán a lo mejor tablets de estas nuevas para hacer los deberes. Y serán pues igual, pues más modernos todavía. Yo creo que llegará un punto en el que no existirán ni libros ni cuadernos, será todo por ordenador, tablet. Yo creo que es como todo. Las escuelas llegarán un momento que ya no habrá ni pizarra, o sea,
todo lo harán con, en la mesa, con una tablet y todo será tecnológico. Pero creo que no con tantos niños en una clase. Yo creo que van a ser menos niños, más clases. O más profesores por menos niños. Pues yo creo que no va a haber libros, va a ser todo base de tablet o cosas así, porque realmente, bueno, la pizarra, muchas clases que ya no hay pizarra de tiza, realmente es todo base de tecnología, y con el dedo o con un rotulador. A ver, no creo que vayamos a dejar de tener una base que es un libro, pero será pues eso, toda base de informatizado o pantallas digitales. Para mí, por un lado negativo y por otro positivo. Lo negativo sería en el aspecto de que el niño a la hora de escribir, por ejemplo, que sabes que se les a la pizarra, escribías, esa timidez realmente no la van a llegar a perder, les va a costar más tiempo de llegar a perderla. Entonces veo que, por ejemplo, la pizarra de tiza se va a perder, no veo libros, veo tablets, veo que los niños van a trabajar con tablets. Y a lo mejor no vendrán ni a asistir a clase porque lo harán mediante la comunicación, no sé, tendrán algo más avanzado. ¡Buah! Súper divertido. No sé, tendrán libros digitales ahí o lápices que te escriban solos. Pues mira, yo me imagino un colegio igual, pero sin profes. Yo creo que en el futuro sí. A lo mejor van a castigar aún más y se va a inventar algo para castigar a los niños, algún sitio para castigar. Pues en vez de haber vallas, habrá vallas digitales y puertas que se abren solas. Portería con redes magnéticas raras. Yo creo que los profes no deberían existir. Yo creo que los profes no existirán. Como va a ser todo tan tecnológico, lo mismo la pizarra te dice lo que tienes que hacer. Claro. Pues habrán niños, por ejemplo, de distintos países. Digo yo que así como avanza la tecnología, pues habrá más electrodomésticos en cada clase. Habrá distintas profesoras, pero yo creo que todo seguirá siendo más o menos igual. Pues con profesoras más enrolladas, que ya no mandarán tantos deberes. Si va a avanzar la tecnología, digo yo que se nos será más fácil realizar los deberes, yo creo que mandaría un poco más. Y yo creo que en el futuro van a tener como un libro y que, por ejemplo, le venga una imagen y que se proyecte como si estuviese enseñando cómo va a ser el tema o lo que sea. Y yo creo que en el futuro todas las definiciones que te vienen por las cosas será todo en un libro o en un ordenador y creo que no habrá como los profesores expliquen tanto. Creo que será más el ordenador o la tablet donde lo veas. Yo pienso que los colegios no existirán y que vamos a estudiar más por ordenadores móviles que por el colegio. Porque yo creo que contra medida que avance la tecnología cada vez se van a inventar más cosas y va a haber más información. Y al final todos vamos a acabar con un ordenador o algo para estudiar. Con puertas electrónicas, ventanas. Todo eso. Pues en vez de estudiar vamos a aprender a hacer videojuegos y que va a ser el colegio todo un juego. Existirán libros de 3D. Yo creo que será igual, solo que más viejo y yo creo que será igual. Yo creo que no será igual, todo será diferente, todo será digital, que en vez de tener que bajar las escaleras te tiras por un agujero y ya estás ahí abajo. Que los libros en vez de ser estos que se abren y se cierran y tienes que estar leyendo, viene Siri y te los lee o Alexa y viene y te dice, aquí pone que tienes que estudiar la página ciento tanto para que te lo aprendas. En vez de leerlo tú, va a cambiar muchas cosas y te lo va a leer la tablet o el móvil. Yo creo que el profesor sería un robot. En vez de libros, como una tablet pegada a la mesa que tú vas cogiendo como un lápiz electrónico que escribe en la tablet. Pues yo creo que en vez de libros va a haber como unas pantallas que se van elevando y tú ahí pues vas tocando como unos botones
para que, por ejemplo, te salga un tema de naturales y otro de matemáticas y así. Creo que van a haber más colegios y los edificios van a ser más grandes y con más espacio. Yo creo que en vez de haber, por ejemplo, pizarras digitales, como lo de holograma, que sea un botoncito chiquitito y que salga un holograma. Las porterías y luego también las canchas de baloncesto y de fútbol serán mucho mejores. Yo creo que si tenemos que venir al colegio, las profesoras ya no van a existir, van a ser robots. Y luego seguirá habiendo profesores y para ir al colegio, en vez de ir andando o en coche, pues lo único que tendrías que hacer es utilizar como el patín eléctrico. Yo lo que creo es que va a haber ordenadores y tablets y vamos a poder estudiar de ahí. Y si venimos al colegio van a ser robots y no va a haber profesores. Antiguamente estaba mejor que ahora, porque ahora no sabemos vivir sin el teléfono. Antes no tenías tantas preocupaciones, si me van a llamar, no me van a llamar. Ahora estás todo el día ahí pendiente, a ver si me han llamado, no me han llamado. Yo soy todavía de la época en que no teníamos teléfonos móviles, o sea que no había forma de hablar con los amigos, ni quedar a través de WhatsApp, ni nada de eso. Era, bajabas a la calle o telefonillo o un grito, y bajaban todos y ya estaría a jugar eso. La forma de quedar con la gente ha cambiado muchísimo. Antes tenías que quedar con la persona en persona o incluso ya más adelante mandar un mensaje. Y ahora con el WhatsApp estás todo el día pendiente del móvil. ¿Qué haces? ¿Vamos a quedar? ¿Vamos a hacer esto? Sí. En el momento, en el instante. Si no venían a casa, claro, no bajabas, porque como no teníamos otro medio de comunicación, claro. Yo por lo menos móviles no tenía, o sea que era la única forma de comunicación, o quedar en el cole para luego bajar un rato abajo. Y que te vinieran a buscar y te dejaran en casa. Sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo me he criado sin teléfono. Yo cuando tuve teléfono fue en el año 80, cuando tuve a mi hija pequeña, ella tiene 30 años. Y yo no lo he echado de menos el teléfono, o sea, ni incluso teníamos el de casa. Luego ya lo puso mi madre. Incluso sin televisión me he criado. Y, o sea, y soy, he sido súper feliz. O sea, pero súper feliz. Y yo ahora que soy mayor recuerdo mi infancia y digo, madre de mi vida, qué infancia tan buena y tan bonita. Lo único que yo recuerdo era el teléfono fijo. Sí, algunos tenían, algunos no. Los que tenían suerte tenerlo. Yo lo tenía. Pero si no, cuando me encontraba con alguna persona o así, me daba una cita con él dentro de 2-3 días. Yo, por ejemplo, si recuerdo el tema de escribir cartas, la verdad es que lo pienso ahora y era muy emocionante. Tú te escribías una carta con un amigo, una amiga, la mandabas y siempre estabas con la cosilla de esperando a ver cuando me contestas, siempre estaba pendiente del buzón. Y bueno, en casa, pues yo recuerdo de no tener ni teléfono en casa, ni teléfono fijo. Pues para comunicarte o ibas a casa de la vecina o del amigo y quedabas así o con las cabinas de teléfono. Por ejemplo, el tema de la comunicación, yo cuando realmente quería comunicarme con alguien, ¿vale? Ya sabíamos que a cierta hora era cuando estábamos en casa. Pues sabíamos que si eran las 10, pues a lo mejor podías llamar a partir de las 10. Te ibas a la cabina de teléfono y llamabas. Luego el tema de cartas, pues ya no se envían cartas como antes. Cuando ibas a llamar a un amigo, directamente te ibas a desde la calle, y gritabas por la terraza para buscarle, más que por el telefonillo. Y ahora no, ahora realmente es tanto el día con el WhatsApp, te envío un WhatsApp para, oye, que quedamos a tal hora, no sé qué, o sea, todo eso ya se ha perdido. La televisión, por ejemplo, yo recuerdo tener 3 canales. Estar en casa y tener 3 canales y ya está, y con eso te apañabas. No como ahora que hay un montón y luego no saben ni lo que ven. Entonces, los teléfonos fijos no existían, ¿vale? Había un solo televisor para todo el barrio. Entonces, el que tenía la suerte de tener el televisor, pues lo compartía con todos los amigos. Lo típico de las cartitas que dicen, el WhatsApp antiguo
Sin embargo, eran notitas que nos pasábamos. Lo que decíamos, eso de, ay, pues voy a ir a ver a no sé quién, ay, pues dile que mañana a tal hora quedamos, qué tal. Eso ahora ya pues se ha perdido, claro, porque ahora ya es un WhatsApp y ya está. Cuando vinimos aquí a España, es que me hace gracia, enviábamos cartas a mis abuelas, y recuerdo el audio de ese tiempo, grabábamos cintas de cassette, grabábamos, que nos hacía mucha ilusión. Ahora, antes los echábamos de menos, ahora ni se echa de menos a la familia. Ahora, por ejemplo, si quieres hablar con tu familia en Marruecos, ya por el WhatsApp, todo el rato. Día y noche, 24 horas, no los echas en falta. No, para nada. Ahora cuando bajas a Marruecos es que no hay nada de contar porque todo lo cuentas por el WhatsApp. Todo. Antes del WhatsApp pues llamabas por locutorio, tardaba mucho. Hola, ¿qué tal? Y tampoco puedes hablar mucho porque era pagar. Mucho, 5 minutos, 10. Pero ahora ya con el WhatsApp puedes estar 24 horas. Informazione, quando ero piccola io ero molto meno diciamo in quantità e qualità rispetto a oggi. C'era la televisione, i cartoni appunto visti in televisione, o si andava al cinema la domenica pomeriggio con i genitori, e nessun altro mezzo elettronico informatico. Io ricordo da piccola mia madre che aveva sempre sul comodino un libro. E quindi mi ha passato questa passione, perché io ho sempre immaginato libri sui libri, d'avventura, thriller, di tutto e di più. E la cosa bella è che, e poi mi ricordo che compravo videocassette di un'attrice degli anni 30, 40, che io adoravo, ma spendevo tantissimi soldi per le videocassette, perché al cinema ci andavo poco. Io il mio ricordo dell'informazione da piccolina o della TV che fosse erano gli appuntamenti fissi, quindi a pranzo il telegiornale, alle 4 era di Mumban, la sera quando si cenava era di nuovo il telegiornale, poi film a dormire, era questo l'unico mezzo di informazione, tolto il giornale se riuscivi magari qualche volta ad averlo a casa. Io ai miei tempi la comunicazione era soltanto in TV un'ora al giorno, quando ci stava povero Ceausescu, e dopo quello non ci stava più niente, perché soltanto lui che parlava, diceva delle cose, altro non ci stava proprio. Ci stava il giornale, che pure quello si faceva fatica a prendere perché non parlavano di altre cose. Invece piano piano, dopo che lui non c'è stato più, la gente ha cominciato a portare TV, a portare le radio, cioè stava più libertà, ci si poteva informare meglio su tutte le cose. Oggi si sa, informazione si prende dappertutto. Allora, nei nostri tempi come comunicazione c'era per primo radio, perché non avevamo televisione in Albania tanti anni fa. La radio, che questo radio piccolo, sentivamo che cosa succedeva intorno a noi. Poi i giornali sì, sono stati sempre, per fortuna, almeno mio padre prendeva questo giornale, ogni tanto si leggeva qualche cosa lì. O piano piano, dopo televisione, che comunicava tutti lì fissi su questa televisione per sapere, mia nonna fino a tardi, prima che moriva la povera mia nonna, sempre su questa televisione perché era abituata, era abitudine di prendere tutto comunicazione da televisione, stava fissa, appena che alle 8 iniziavano questi news, la mia nonna sempre lì davanti per sapere tutto, ma finché è morta così, perché purtroppo non è che non avevamo computer, neanche telefono. La informazione, antes la explicavano mejor che ora, perché ora con tanta tele e tanti programmi, pues, al final non te enteras de lo che dicen uno y otro. Que lo pones en un canal, que si no sé qué, lo pones en el otro, dan distinta información, aunque después te enteras, pero que no... A mí me gustaba como vivíamos antes, pero claro, todo cambiamos, y todo cambia. Ahora hay más cosas para hacer una vida mejor, más fácil. El teléfono, yo el teléfono viene mi niña, se lo dejamos poco porque me dice su madre que lo use poco, pero veo que para la edad que tienen, usan mucho el teléfono. Y para mí es un peligro muy grande. Mucho por el teléfono móvil, el internet, cosas que están muy bien, sabiéndolo utilizar, yo pienso que vamos a ver que todos no nos podemos estancar
y hay que avanzar, pero yo pienso que con todo, con un orden, por ejemplo, es que claro, igual a lo mejor es un poco negativa el decir lo del móvil, pero es que ahora mismo, por ejemplo, llegan Navidades o incluso para llamar por teléfono usamos el WhatsApp. Y yo le decía a mi hija, no quiero WhatsApp, pero es que estoy entrando también en ese. Y mira que yo tampoco me diferencio de muchísima edad de los niños, pero no tiene nada que ver. No todo es negativo, el negativo es el uso que le dan. Eso es lo negativo, pero la mejoría es grandísima. O sea, tenemos todo cerca, la comodidad de estar sentado, llamas a un taxi que venga por ti desde el móvil de casa, bajas y te lo encuentras en la puerta. O sea, que es mucho mejor la tecnología en ese aspecto, avanza muy bien. Y, hombre, yo te digo, yo soy la primera que a mi niña le dejo el móvil, ¿sabes? Pero también es cierto que a veces la culpa la tenemos los padres, que por despegártelo un rato y toma el móvil. No. Hay que entretenerle de otra manera, hay que ponerles a pintar, a jugar, a saltar, a hacerles un campamento en tu casa, pero entretenerles de otra manera que no sea el teléfono. Y va a ir a más, va a ir a más. I social e il mondo virtuale, nella mia piccola esperienza di mamma, in questo ultimo periodo hanno portato solo problemi. Secondo me i ragazzi non sono preparati, non hanno conosciuto, non sanno i rischi che corrono. Un gruppo fatto dagli amici di mio figlio, alle medie, con la foto di un professore, è andato a finire su tutti i giornali, è venuto fuori un caso pubblico. Cioè, sembra che hanno fatto un atto gravissimo, quando loro, anche se l'hanno fatto, non sono minimamente resi conto di questa cosa che hanno fatto, così questo paragone di un professore con una persona che assomigliava, un personaggio della TV. Quindi, il web ci permette di fare mille cose, ma secondo me non siamo pronti perché non siamo a conoscenza dei rischi a cui andiamo incontro e i ragazzi, per me, non hanno la minima, lo usano male. I ragazzi lo usano male effettivamente, ma se usato bene apre un mondo nuovo. Io sono pro ai social, ma mi riaggancio a quello che ha detto Alice, bisogna che questi ragazzi abbiano una base che sia solennità anche a livello scolastico proprio, che ci sia nella scuola qualcuno che spieghi loro come e quando utilizzare questi media. Anche noi genitori dovremmo stare sopra, limitando orari, limitando siti, limitando percorsi che non sono opportuni a loro. Però se usato nella maniera corretta penso che apri un nuovo mondo anche a loro. Oggi i bambini sono molto stimolati da tantissimi strumenti informatici, dalla PlayStation al computer e allo smartphone. E quindi il pro e il contro. Il pro che comunque sia c'è la globalizzazione, quindi i bambini conoscono anche molte zone del mondo e quindi anche altri bambini, cosa fanno, come vivono, altre realtà, altre società. Però questo porta anche al pericolo di allontanarsi troppo, di andare in siti poco indicati appunto per la loro età e quindi hanno bisogno di essere controllati dai non genitori, guidati passo passo e appunto limitati nell'uso di questi mezzi. E la cosa bella è che mio figlio, nonostante tutta questa tecnologia, premesso che mi chiede quando può entrare e io sono sempre presente, quindi lo faccio entrare tranquillamente perché tanto lui ricerca solo musica, la curiosità sua è di... E poi adesso è un periodo degli anni 80, quindi lui mi va a cercare le pubblicità degli anni 80, le merendine che io mangiavo. Mamma, ma tu che mangiavi? Allora mi dice, ma queste cose non si ritrovano? Mi dice, ma perché non sono andata negli anni 80? Ma tu che giocavi? Allora gli raccontavo che facevamo i teatrini d'estate con gli altri bambini della via. Mettevamo su delle scene, chi era una barzelletta, chi cantava, facevamo pagare il biglietto era 100 lire e alla fine della giornata ci andavamo a comprare il ghiacciolo. E lui mi diceva, ma che è queste cose bellissime? Mezzi di informazione. Io, e questo lo faccio sempre come riferimento, il mio studio all'università è fatto veramente sulla biblioteca, sui libri, su ciò che è stampato, su ciò che posso veramente controllare e di cui mi posso fidare. Invece gli universitari di oggi hanno veramente il supporto di internet, non sanno nemmeno come andare a cercare una legge e quanta fatica c'è. E magari nemmeno capiscono se quella notizia che trovano è vera oppure no. Mentre adesso siamo
bombardati da qualsiasi tipo di informazioni in qualsiasi luogo e abbiamo la possibilità anche fortunatamente di informarci. È una fortuna? Non lo so, sono punti di vista, secondo me sono punti di vista. Certo, essere più informati serve, a mio avviso serve, però è anche controproducente perché sappiamo così tante cose poi da qualche parte, purtroppo. Non ci avevamo niente di queste cose. Invece adesso sì, ci sta tutto, ci sta Facebook, ci sta computer, ci sta di tutto e di più che ci fa comunicare, però purtroppo ci fa comunicare un po' di brutte cose, che diciamo la criminalità adesso è un po' più alta di quei tempi. Ecco, è cambiato tutto, da una parte in meglio, da una parte in peggio. Radio, TV, smartphone, computer, tutto quanto. Però questo, da una parte ci ha fatto fare come siamo tipo dei robot, no? Ogni cosa, un telefono, vedo che è successo. Invece una volta eravamo più tranquilli, questi telefoni, quando non ci stava, ci stavamo tutti tranquilli, no? Adesso tutti aggrappati su questi telefoni che dici che chissà che sa. Se lo scordi a casa dici oddio mi sono scordato il telefono, vado a prenderlo e non va bene, siamo diventati un po' pure noi come le macchine e questo non va bene, di una parte va bene che ci abbiamo tutto però di una parte no, perché i nostri figli oggi che fanno? Stanno sempre su questi smartphone, loro non sanno giocare fuori come diceva la signora prima con i bambini, come noi facevamo una volta con le bambole, ci inventavamo certe cose. Oggi loro, se tu li metti con due fogli, un pezzo di legno non sa, se guarda dice che devo fare, perché non sanno, è questo. Oggi i mezzi di comunicazione sono cambiati, prima c'era solo la TV, quindi c'era da una parte molto meno informazioni, però essendo nati più social media se ne usa anche delle volte un po' troppo, quindi anche un po' male, quindi i giovani oggi dovrebbero anche imparare a limitare l'uso, l'unica differenza è questa che oggi tutti sono circondati proprio dalla tecnologia e il loro tempo lo sfruttano lì soprattutto, nei momenti di solitudine soprattutto. Allora, prima guardavamo solo la televisione, i cartoni animati e massimo il telegiornale, e invece adesso sono proiettati nel mondo, quindi sanno cosa è successo a New York, sanno cosa è successo a Londra. In tempo reale. Però c'è da stare un pochino attenti a filtrare queste notizie perché sono troppe, a volte false e non adatte sicuramente all'età dei ragazzini che riescono ad accedervi. Desde pequeña cambia muchísimo. Y que ahora la gente está más pillada en los móviles que con la gente, a sus hermanos, sus familiares y eso. Yo ahora pues estoy con el móvil, tengo mi móvil, ordenador, tablet y pues no sé, ahora hay como mucha comunicación. Es mejor la comunicación porque así alguien que es familiar o conocido, que está en un país muy lejano, pues para comunicarme, y hablar con él y decirle todo lo que necesito, lo que quiero. Yo creo que es bueno todo lo de los teléfonos, pero para la gente que está lejos, porque luego para la gente que tienes cerca usas más los medios de comunicación por el móvil que hablando. Si puedes ir a verla y hablar con ella, pues usas el teléfono y no sé, pierdes como todo de ya no hablas y solo. Yo creo que estoy más tiempo con la Play, con el móvil, con todo, que con mi familia. Porque al final estoy casi todos los días los fines de semana con el móvil muchísimo. Yo es que los medios de comunicación no los uso mucho porque lo tengo como restringido, por así decirlo. Y entonces paso más tiempo con mi familia, mis amigos y eso. Nos comunicamos algunas veces por Instagram, algunas veces por Facebook y algunas veces por WhatsApp. Cuando era pequeña, mi madre
usaba como uno de esos teléfonos que no tiene pantalla, tiene como botones y no había juegos, creo. Sí, porque antes los medios de comunicación, lo único que había eran cartas, hablando cara a cara, que te podías ver con una persona, estabas más tiempo con las personas que ahora, que están los niños, los adultos y todo, están más con las redes sociales. Se van a utilizar los móviles y para comunicarnos ahora los niños lo que tendríamos que hacer es bajar al parque y quedar con nuestros amigos. Desde los 3 años a los 6 o 7 usaba más la boca porque no tenía nada con que comunicarme. Pero ya con los 7 años tenía un móvil para comunicarme con mis amigas y eso. Allora, io penso di saper usare internet, però cioè è utile, però può causare anche dipendenza se proprio troppo. Io rispetto ai libri, in confronto ai libri con internet, preferisco usare internet. Per me non è molto pericoloso, però bisogna stare attenti perché si possono prendere dei virus se guardi dei video e quindi bisogna stare molto attenti a vedere quali video si possono vedere, altri invece no. Allora, per me il telefono, cioè a parte i giochi, queste cose qui, per me potrebbe essere anche utile, solo che però se ci si sta troppo diventa pericoloso. Allora, io il telefono ce l'ho, ma non lo utilizzo proprio tantissimo, magari per fare delle ricerche scolastiche, eccetera. Però a volte, come dice la mia cara Valentina, può creare dipendenza. Y cada vez era más común y más normal porque sea todo tecnológico, todo, no sé. No, es verdad, al final nos van a implantar un chip en la cabeza y va a decir, venga, te lo has hecho lo... No. No vivíamos sin estar anclados a un móvil y a las tecnologías y vamos a acabar muy, muy pegados a todo esto. Y no debería ser así. Los niños deben de disfrutar como niños y no como máquinas de estar con un teléfono o con una consola. Eso debería de cambiar, pero no va a cambiar, por desgracia, va a ir a más. Bueno, son cambios buenos, pero los cambios, vamos a ver, que todo no es negativo. Yo qué sé, implantarnos unos chips en las cabezas o algún sitio de nuestro cuerpo y solamente tocando, ¿no? Damos decimos una palabra o un nombre y ya nos contactamos con esa persona, como en las películas. Pues realmente que a base de gastos se va a mover todo, porque realmente o tienes economía para poder disfrutar, hablando claramente, o no vamos a poder disfrutar. Pues yo creo que hablaremos directamente a la mano y nos comunicaremos porque tenemos algo metido dentro y que necesitará un chip o algo y así nos comunicaremos. De dar un botón en la mano y ya ponerte la mano así como se ve en algunas pelis y directamente ponerte a hablar. Porque va a evolucionar tantísimo que pues de aquí a 200 años no adivina. Pero sí, es un poco lo que se ve en las pelis. Ya no tendríamos que ni nombrar a nadie, no, solamente pensarlo y ya nos podríamos comunicar con otra persona. Pues en el futuro, yo creo que seguirá habiendo redes sociales, pero que la gente pues intentarán usarlas tanto como lo usan ahora. Yo creo que en el futuro estará todo con los móviles y hablará todo, aunque estés muy cerca, todo por móvil, WhatsApp y todas esas cosas. Pero igual porque ahora la tecnología se está avanzando un montón y en el futuro va a ser algo muy, muy grande, muy extenso. Yo creo que seguirán avanzando y todos vamos a seguir estando con los medios de comunicación. Pienso que seguirán avanzando para mejor y que sacarán muchos nuevos modelos. Ya que, por ejemplo, lo de Matrix, que te pongan ahí y tengas que
y que aprendan lo que quieran, no creo que sea así. Yo creo que va a haber menos móviles y va a haber más sinceración y más palabras. Yo creo que vamos a seguir comunicándonos como ahora, solo que a lo mejor los móviles pues van a avanzar un poco y van a tener pues algo más. Pues porque los móviles ya no servirían y inventarían cosas nuevas. Pues yo que a lo mejor tenemos un chip en el cerebro y le quiero, y quiero por ejemplo, mandar un WhatsApp a Juan y digo, mandar este WhatsApp. Y a lo mejor ni hablamos, y a lo mejor están dos personas al lado y a lo mejor no saben hablar y solo se están así comunicándose. Que para hacer cosas un poco más seguras, destruirán los móviles o algo así. Y volveríamos como antiguamente, que no había móviles ni nada de eso. Yo creo que será que los niños tendremos muchas más redes sociales aptas para niños y por ahí yo creo que tendremos como un chip metido en la cabeza que si queremos mandar un mensaje pues lo activamos y se lo mandamos a la persona que queramos. Yo creo que estaremos en casa encerrados, mandándonos mensajes por un chisme en la cabeza y estaremos siempre encerrados y con los juegos virtuales. En vez de tú tener un móvil, vas a tener conectado en tu mano un chip, uno de estos, y si quieres WhatsApp, te vas a tu mano, lo das y en vez de que tú te hables con la mano, en el cerebro tendrás conectados los cables del teléfono y hablarás durante el teléfono.